Questa è la prima volta che io sono a Lecce, vengo qui perché mi piace parlare in contatto con voi, anche perché poi dovrò sentire qualcosa. È la prima volta che vengo a Lecce, quindi sono felice perché il sud è anche la mia terra. Io sono una napoletana d'origine e poi sono emigrata come tanti uomini del sud che spesso, no, per trovare lavoro. E quindi mi sento molto a casa in questa terra, si sente, no, questa energia del sud. E quindi grazie davvero per essere qui. Allora, dunque, qui abbiamo una bimba di 9 anni ancora e dobbiamo ricordarci che noi siamo qui soprattutto per loro. Questo ci tengo a dirlo perché una delle cose che si nota sempre in tutti gli incontri è che mancano i ragazzi, vero? Lo notate voi? Mancano le nuove generazioni. E quindi una delle domande che poi alla fine, quindi ora anticipiamo, no? Perché dopo darò a voi la parola, una delle domande sempre che vengono poste è sì, ma come facciamo noi la rivoluzione? Non ci sono i ragazzi, vedi, sono tutti robotizzati con i cellulari, quindi già la prima nota negativa, no? E allora la mia risposta è questa, quella che io mi sono data come madre, innanzitutto. Io penso che non è un caso che non ci siano i ragazzi, perché, l'ha detto Sergio, noi come generazione, io sono una cinquantenne, poi ci sono anche sessantenni, quarantenni, in realtà siamo stati un po' distratti, o meglio, qualcuno se ne è accorto. Io quando avevo 30 anni ho fatto le mie battaglie con i No Global, ve lo ricordate? Il movimento di Seattle. Perché quella generazione, cioè dei trentenni, ci metto anch'io perché ho preso anche le manganellate, avevamo ben capito dove quella globalizzazione, quella chimera della globalizzazione che avrebbe sfamato i paesi del sud del mondo, la classe media sarebbe stata tutta molto meglio, vero? Ci è stata venduta così, la globalizzazione dei mercati, del pensiero, di tutto, era un modo di vivere che partiva da lontano. E quindi noi avevamo capito, ma in quel periodo, nel 2000, era 2000, avevamo anche capito che la battaglia frontale l'avremmo persa, perché siamo andati in piazza, le manganellate le abbiamo prese, non è servito a niente, sono andati avanti diritti come un treno. Ma avevamo intuito che saremmo arrivati dove siamo arrivati. Io nel 2000 l'unica scelta che sono riuscita a fare coerente con la mia vita, della mia professione, della mia esistenza, in quel periodo lavoravo a Mediaset, prima avevo lavorato alla RAI, ero comodamente seduta, guadagnavo un sacco di soldi e quando ho capito che la battaglia si stava facendo dura, sono uscita fuori dal sistema. E non è stato facile, per niente, ho pagato un duro prezzo negli anni. No, io non sono stata coraggiosa, sono stata solo coerente. Ci vuole coraggio a rimanere lì, ci vuole coraggio a restare in quelle posizioni. E quindi, ritornando alla domanda, non ci sono i giovani? Bene, sarà che non è un caso e che noi come generazione che ci siamo un po' addormentati, abbiamo un po', no, in questi 20 anni, sarà che ora dobbiamo essere noi in qualche modo a tirarli fuori questa nuova generazione. Cioè siamo quel ponte, possiamo essere quel ponte con le nuove generazioni affinché veramente riusciamo almeno a mettere dei segni di questo nuovo mondo che poi ne parleremo, eh? Uno. La seconda, quindi togliamo subito le domande, no? Ma vedi, siamo pochi. Ma come si fa a fare una battaglia così difficile
sistema dell'elite globalista. Come facciamo? Ma nella storia, l'ha detto anche, ne parlavamo prima, l'ha detto anche Sergio, la storia bisogna leggerla. Non sono mai state le masse che hanno cambiato le cose, mai, sempre una piccola minoranza. E questa piccola minoranza che siamo noi, pensate che noi non abbiamo inciso sulle ultime scelte vaccinali? Pensate che la nostra resistenza non sia servita a nulla? No, assolutamente no, perché se oggi chiedete alle persone, io ora non faccio vaccinati, non la distinzione, non mi interessa questo, ma provate a chiedere ad amici che si sono vaccinati, che hanno fatto anche 4 dosi, se ora sono disposti ad andarsi a controllare. Vi diranno di no. È difficile per loro ammettere di essere stati ingannati, ma quella nostra resistenza è servita molto. Ecco perché, come diceva sempre Sergio, è un momento storico straordinario, bellissimo. Voi mi direte, ma bellissimo perché non ci andiamo con un'altra guerra. E sì, perché è un momento di passaggio, è un momento storico epocale che forse poche volte, no, accadono nella storia, quindi noi abbiamo quest'onere, perché non è facile questo periodo, ma abbiamo anche la straordinaria opportunità di vedere, di essere parte attivi di qualcosa che sta cambiando e di qualcosa di straordinario che può nascere. Siamo nel bel mezzo del popolo, tra il vecchio, e quindi il vecchio che sta mostrando ancora di più il suo volto aggressivo, perché in questo momento è come se fosse un animale ferito. Quando un animale è ferito è pericolosissimo. Noi siamo alla fine del crollo di un impero. Questa ulteriore guerra è proprio il segnale di un impero che si sta, tra l'altro, mettendo in un vicolo cieco. Questa è la mia impressione. La guerra in Ucraina è stata persa da questo impero, solo che non se ne può parlare. Vedete, i media, è sparito dai media tutto questo, ma è persa questa guerra. E ora si sono andati a infilare in un altro vicolo cieco. Quindi è un animale aggressivo, per questo momento difficilissimo. Siamo noi come minoranza, chiamiamo così insomma la nostra parte, nel bel mezzo del quadro. E però qual è la difficoltà di questo momento? Qual è? È che è difficile avere una visione. È difficile perché quando questo accade anche nei nostri momenti di cambiamento, quando noi siamo in un processo trasformativo, no? Questa è una psicologia aperta per cui accompagni questi processi trasformativi. Qual è la difficoltà? Intanto, quando si lascia ciò che conosciamo, sappiamo, ci dà sicurezza. Quando dobbiamo andare verso il nuovo, scattano le paure, ma soprattutto è un salto spesso del vuoto, perché si sa quello che lasciamo, sappiamo che il sistema non ci convince più, non ci piace. Abbiamo iniziato a scoprire tutti i lati anche oscuri di questo sistema, ma abbiamo difficoltà a capire la traiettoria, questa nave della nuova umanità, dove deve dirigersi. Vogliamo fare un piccolo giochino insieme, giusto perché così capiamo, perché io sono venuta a parlarvi di un altro mondo possibile, e poi alla fine, insomma, tra un po' ne parleremo di questa visione, però un po' prima vi devo un po' più, devo deprimere. Dobbiamo prima un po' deprimerci, poi ci tiriamo su. Allora, facciamo un piccolo esercizio, proprio per darvi la dimostrazione pratica della difficoltà della visione. Come vorreste questo nuovo mondo, no, di cui tanto si parla, sì, non ci piace quello che
no, le elite globaliste, la nostra vita anche. Stamattina parlavo in treno con un ragazzo 35enne di Bari che lavora in una multinazionale. Perché sto facendo un'inchiesta sulle multinazionali, è stato interessantissimo perché mi ha parlato del burnout, cioè che praticamente questi ragazzi che vengono assoldati dalle multinazionali, nelle grandi multinazionali, dove è un informatico, arriva a un certo punto in cui ti pagano anche bene, ma psicologicamente non si legge più, perché la pressione è talmente forte che ti bruci il cervello, cioè non reggi più quella pressione. Ma vi rendete conto quanto è disumano? È contro un sistema, contro la vita. Allora, come ve lo immaginate questo mondo? Come lo vorreste? Cosa vi piacerebbe che senza politici? Senza politici. Questo ho messo qui perché poi dopo, senza politici. Poi la democrazia reale, più solidarietà. Più solidarietà. Libera. Sì, ma come ve lo immaginate proprio nella concretezza della vita? Ah? Autodeterminazione. Poi? Vita dignitosa. Altro di quella. Vita dignitosa. Il rispetto della vita di tutti. Ah? Il rispetto della vita di tutti, rispetto. Al di là delle razze, uguaglianza. Uguaglianza. Questa è la dimostrazione pratica della difficoltà, perché sono da noi, stiamo qua. Io vi ho detto, ma nella vita vi ho chiesto, nella vita pratica. Allora un signore, quando ho fatto questo esercizio in un altro posto, mi venne a portare semi antichi. Dice, io sono diventato uno spacciatore di semi antichi. Ecco una cosa concreta, pratica. Questa è la difficoltà. Sono tutte cose bellissime, non è che sono sbagliate, ma siamo qua. Ma io in questo momento, come, cosa posso fare per mettere un piede dall'altra parte del guado, del fiume? Questa è la difficoltà. Ecco perché io insisto molto ora nel lavorare sulla visione e sono stata di ritorno, sono di ritorno da Bristol, sono andata a rappresentare l'Italia al Planet Local Forum, dopo magari se c'è tempo vi faccio vedere questi 8 minuti dell'intervento, è stato estremamente interessante. Perché per la prima volta dopo questa psicopandemia ci siamo riuniti, erano 52 paesi, tutti i continenti erano rappresentati, di persone che quasi nella totalità la pensano come noi, no? Quindi era il mondo un po' della resistenza che si è incontrata per la prima volta, era una sorta di G20 al contrario, no? Quindi per me è stato interessantissimo. E ho scoperto anche tante cose. Ho scoperto, per esempio, che noi italiani siamo molto più avanti. È proprio così. In che senso? In che altro? Allora, siamo più avanti perché, innanzitutto, quello che noi, e non è un caso, che proprio noi ci arriveremo a questo, quello che noi abbiamo vissuto nella psicopandemia, quella atrocità, crudezza con cui siamo stati trattati, non è accaduto in altri paesi, tranne in Australia e in Canada, non è sentito quel periodo dei 3 anni che abbiamo vissuto, negli altri paesi, ma non erano, non c'erano gli israeliani, non c'erano ebrei. Quindi io sono stata l'unica nell'intervento, ho portato i Green Pass per far capire che cosa noi abbiamo vissuto. Nessuno che è intervenuto in questo Planet Local Forum Summit ha parlato di questi 2 anni passati nella psicopandemia. Quindi
Alla fine del mio intervento non è un caso che si sono avvicinati gli australiani per dirmi: noi solidarizziamo con voi italiani perché abbiamo vissuto la stessa cosa. Quindi, in che altro modo noi siamo più avanti? Per il fatto che abbiamo vissuto questa con crudezza, no? Con forza, questa, con aggressività. Siamo stati un po' un paese pilota, diciamo così, e non è un caso questo, risale al 2014, io l'ho raccontato del mio vaccino. Quando tu spingi un popolo più nel, quando c'è più dittatura, e noi abbiamo vissuto la dittatura sanitaria, c'è la possibilità, una possibilità maggiore affinché almeno una parte del popolo si risvegli, perché tu più entri nella parte buia, più la potenzialità della luce è maggiore. E quindi tutta questa resistenza italiana è tutta nostra, non c'è in altri paesi, ve lo assicuro. Proprio, se prima c'era una percezione, andando in questo consesso internazionale, ho avuto proprio con chiarezza questa. E quindi, se noi abbiamo fatto una resistenza maggiore, vuol dire che abbiamo anche una potenzialità maggiore di poter indicare anche una strada. Oh, ma noi siamo stati grandi nell'Impero Romano, poi nel Rinascimento, perché? Perché non pensare di poter anche, no, indicare una nuova strada? Ma ci ritorniamo a questo. Ora io con voi, questo era un po' una premessa, voglio fare un viaggio di numeri. Io soltanto un attimo. Facciamo un viaggio di numeri perché il compito di alcune date, perché il compito di un giornalista, magari molte cose le sapete, ma il compito di un giornalista è quello di far vedere nella suo insieme, diciamo, una parte della storia, unendo i puntini. Cioè questa sera noi uniamo i puntini, per cui mettiamo insieme un po' di cose, mettiamo insieme Putin, tutta questa storia dei vaccini, mettiamo insieme un po' di cose, perché tutto è estremamente collegato. E quando poi i puntini si uniscono, dici: ma Paolo, come ho fatto a non vederlo prima? Allora, diciamo, vi ho detto che facciamo un viaggio nei numeri. 1947, ovviamente semplifico molto perché sennò diventa pesante. 1947 inizia con una dichiarazione di Truman, diciamo, subito dopo la seconda guerra mondiale, con una dichiarazione di Truman, molte cose non vanno in profondità, ma c'è tutto scritto nei libri. Con una dichiarazione di Truman, che è presidente degli Stati Uniti d'America, inizia la guerra fredda. Ora faccio anche un passo tra l'Occidente e la Russia, va bene che l'ex Unione Sovietica, quindi facciamo questo salto e poi arriviamo al dunque, anche perché stiamo vivendo tutto questo in questo momento storico. Nel 1953 finisce, siamo in Russia, finisce l'epoca staliniana, che era durata più di 30 anni, 31 anni, muore Stalin. E diciamo, con Stalin si chiude un periodo storico incredibile per l'ex Unione Sovietica, perché Stalin è stata una figura incredibilmente importante, perché ha avuto come, diciamo, come obiettivo quello di trasformare l'ex Unione Sovietica da paese prevalentemente agricolo a paese industrializzato. Ma per raggiungere questo obiettivo ha usato, diciamo così, anche metodi molto molto duri. Avete sentito parlare di Gulag, no? Dei lavori forzati nelle miniere, dove morirono tantissime persone, però fatto sta che lui, fu una vera e propria dittatura, riuscì a trasformare quel paese in un paese industrializzato, e grazie a quella trasformazione che l'ex Unione Sovietica diede un contributo notevole alla vittoria della Seconda Guerra Mondiale, perché aveva un'industria bellica considerevole.
Si chiude quindi questo periodo staliniano, inizia un altro periodo, 1953-1964. Inizia, sempre dell'ex Unione Sovietica, il periodo di Khrushchev. Khrushchev era molto velocemente, ma Khrushchev era analfabeta, pensate, eppure un uomo ucraino di nascita molto astuto, tant'è vero che riuscì ad arrivare ai vertici del Partito Comunista. Ci fu in questo periodo un po' un alleggerimento di quella dittatura che i russi avevano vissuto con Stalin, e soprattutto iniziò anche ad avere Khrushchev un rapporto diretto con gli Stati Uniti d'America, tant'è vero che fu il primo presidente che si recò in viaggio a trovare Kennedy. Allora c'era Kennedy. I rapporti, diciamo, tra l'Occidente e l'Unione Sovietica erano abbastanza buoni, fino però a due date molto, come dire, importanti, perché nel 1961 viene eretto il muro di Berlino. Di Berlino. Bene, qua da questo momento in poi quella cortina di ferro che era stata solo immaginaria tra l'Italia, l'Occidente, no? Cioè gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica diventa visibile. Si alza questo muro alto 3 metri, lungo 155 chilometri e diciamo tutto il mondo è, come dire, diviso tra questi due mondi diversi. Sono due ideologie diverse, due modi di vivere, di pensare completamente diversi. Non entriamo sempre in dettaglio. Poi c'è il 1963, un momento particolare della crisi di Cuba, si stava sfiorando proprio la guerra nucleare. Finisce il periodo di qui, in questi anni, noi stavamo vivendo il dopoguerra e quindi un periodo di crescita. No? L'Italia, la nostra integrazione, grazie ad una Costituzione che ha in sé i principi della socialdemocrazia, dove pubblico e privato possono convivere, dove l'iniziativa privata è favorita, ma dove la presenza dello Stato è fondamentale, soprattutto per tutelare alcuni beni che devono essere dei cittadini, l'acqua, l'energia, cioè ci sono dei beni che non possono, in base a questa teoria keynesiana, che era un modello proprio economico, no? Un modo anche di pensare, pubblico e privato possono convivere, ma lo Stato deve avere una presenza molto forte. E grazie a questa teoria poi è nata l'IRI, no? Ricordate, no? Tutto questo periodo sicuramente ne avete sentito parlare. 1964-1900, che siamo nel vivo anche nella nostra storia, 1982, Khrushchev viene destituito e viene destituito da Brezhnev. Ora Brezhnev instaurerà 18 anni terribili dove veramente c'è una durissima repressione della dissidenza. Cioè chiunque pensava, criticava l'ideologia comunista veniva duramente represso. Tant'è vero che molti intellettuali dovettero scappare dall'ex Unione Sovietica e rifugiarsi in altri paesi. Qui nascono i primi immaginari dei ragazzi, gli agenti 007, gli agenti del KGB, cioè c'era una contrapposizione molto forte tra Occidente, no? Oriente, tra Russia, tra l'Unione Sovietica, era nel pieno della guerra fredda, era e qui Putin diventa, ora non posso, la storia di Putin è molto molto interessante. Molto, è stato interessante per me quando ho scritto il libro, vi invito veramente ad approfondire questa storia, perché è interessante anche dal punto di vista umano.
E quindi Putin in questi anni poi diventa agente del KGB e anche come diventa interessante. Veniamo a noi ora. 1981, quindi qui Brezhnev fa i suoi 18 anni era a capo del Partito Comunista. 1981, questo è un anno fondamentale per capire come mai siamo arrivati qua, a questo punto della storia che stiamo vivendo. Il 1981 era il 21 di gennaio del 1981 e sale alla Casa Bianca un uomo bellissimo, Ronald Reagan, un ex attore, il quale nel discorso di apertura del suo mandato dirà delle cose interessantissime che saranno lo spartiacque tra un prima e un dopo. Tra le tante cose che disse, pronunciò questa frase: il governo non è la soluzione, è il problema. Da quel momento in poi, la dottrina neoliberista, che intanto, perché sapete che molto nasce, anzitutto nasce dall'università, quindi questa dottrina nuova neoliberista, che era nata nella scuola di Chicago con Friedman, von Hayek e alcuni anche premi Nobel dell'economia, entra prepotentemente nelle istituzioni. Il governo degli Stati Uniti, il 21 di gennaio del 1981, dichiarerà al mondo che privato è bello e che lo Stato deve iniziare a farsi da parte. Ora, siamo nel 1981. Nel 1982 Brezhnev muore. Ci sono 3 anni in cui salgono in Russia, nell'ex Unione Sovietica, 2 vecchi che muoiono perché c'erano soltanto i vecchi al potere, non c'era stato ricambio in quegli anni, e quindi salirà prima Cernenko e poi Andropov, che era stato il capo del KGB, e sulla scena nel 1985 arriva Gorbaciov, una figura molto poco capita. Gorbaciov, che cosa aveva? Lui era giovane, sapete, aveva 54 anni quando arrivò al potere. Gorbaciov che cosa aveva intuito? Aveva intuito che gli eventi del cambiamento stavano cambiando in Occidente, perché nel 1981 c'era stata questa dichiarazione importante, e quindi bisognava un po' cavalcare l'onda della storia. Gorbaciov non voleva distruggere l'ideologia comunista, voleva salvare quello che di buono c'era stato della socialdemocrazia facendo un rinnovamento, la perestroica, cioè iniziando ad aprire anche all'economia di mercato. Ora, quegli anni furono terribili per l'ex Unione Sovietica, perché al suo interno Gorbaciov, all'interno del Partito Comunista, c'era un'ala che spingeva verso una radicalità del cambiamento, e quindi bisognava fare piazza pulita anche di tutto quello che c'era stato fino ad allora nell'Unione Sovietica, e invece un'altra parte che cercava di seguire Gorbaciov per questa idea della perestroica che però fallì. Siamo nel 1991, vi ricordate, non so, quella estate incredibile, perché ci fu un colpo di Stato che non riuscì, il primo colpo di Stato. Siamo al 19 di agosto del 1991 e Gorbaciov si trovava con la moglie, Raissa Italia, in Crimea, in vacanza, e diciamo l'ala più conservatrice del Partito Comunista cercò di farlo fuori. Non ci riuscì,
grazie a una persona che era stato fino a quel momento uno dei suoi, uno dei fedelissimi di Gorbaciov, e poi si trasformò nel più acerrimo nemico. Il 19 di agosto, il 20 di agosto, quest'uomo possente salì su un carro armato nella Piazza Rossa e incitò la popolazione a ribellarsi contro l'esercito che aveva intanto appunto portato i carri armati nella Piazza Rossa, era nel bel mezzo del colpo di Stato. Questa persona era Boris Yeltsin, il quale in quel momento salvò, diciamo, la pelle a Gorbaciov, perché sventò il colpo di Stato, ma si trasformò ben presto nel suo, come dicevo prima, nel suo piacevole nemico. Perché lui sì che fece un colpo di Stato. E Giulietto Chiesa, il grandissimo Giulietto Chiesa, ne parlò in un suo libro bellissimo, Russia e Dio, raccontando quei giorni. Era l'8 di dicembre del 1991 e segretamente si riunirono Boris Yeltsin, il presidente dell'Ucraina e il presidente della Bielorussia, e decisero da me, così, segretamente, di chiudere, quindi di chiudere con un periodo storico e di distruggere l'Unione Sovietica con un colpo di Stato. Anche se c'era stato un referendum pochi mesi prima, indetto da Gorbaciov, e con questo referendum Gorbaciov chiese ai russi: ma voi volete davvero, come dire, finire con quell'ideologia, con il comunismo, con l'Unione Sovietica? E oltre il 70% dissero no. Vogliamo una mediazione. Bene. Boris Yeltsin prende il potere e qui inizia la nostra storia, diciamo, anche quello che è accaduto anche da noi. Guardate come parallelamente quello che hanno vissuto loro lo abbiamo vissuto anche noi in altre forme. Cosa accade in quell'anno? Intanto non ho detto una cosa importante, che dal 1985 all'91 accade qualcosa di cade il muro di Berlino, siamo nel 1989, quindi cade il muro di Berlino, la guerra viene, la fredda viene vinta dagli Stati Uniti, evidente, ma gli Stati Uniti hanno sempre avuto un chiodo fisso, non bastava aver vinto la guerra fredda, ma il loro chiodo fisso è sempre stato quello di distruggere il paese, distruggere l'ex Unione Sovietica, sì, non la loro natura, ma insomma l'hanno avuto proprio come obiettivo da sempre. E quindi cade il muro di Berlino, arriva sulla scena, guarda caso, Boris Yeltsin nel 1991, e quale persona migliore? L'utile idiota. La persona giusta nel posto giusto. Ormai non le dico io queste cose, ma sono documenti che testimoniano quanto in tutto questo processo ci fosse anche la CIA dietro, ci fosse stata la CIA, sì, tutti i processi, ma in questo momento storico accelerarono la loro corsa. E quindi 1991-1999, 8 anni per distruggere completamente un paese, perché Boris Yeltsin, tra le prime cose che fece, ovviamente il diktat che proveniva da questa ideologia neoliberista, no? 1981, privato e bello, bisognava fare in modo che la Federazione Russa, no? L'ex Unione Sovietica, poi diventò Federazione Russa, doveva aprire le porte alla finanza, alle multinazionali, ai mercati. E quindi tra le prime cose che fece Boris Yeltsin, cosa fece? Iniziò a svendere per pochi rubli le ricchezze immense della Russia, quindi tutte quelle aziende che erano state fino ad allora nelle mani dello Stato,
le diede e consegnò a dei burocrati, quelli che conoscevano la macchina dall'interno, le regalò praticamente a quelli che poi diventarono i primi oligarchi. Ora, questa è una storia davvero affascinante, io veramente la sto semplificando molto, ma 8 anni per distruggere un paese. Pensate che nel 99 c'era la Federazione Russa, aveva il 140% di debito pubblico, quello che abbiamo noi ora, e su 140 milioni di abitanti, non sono 140 milioni, 40 milioni erano in condizioni di assoluta povertà. Io un po' me le ricordo queste immagini, le fila chilometriche ai negozi per un tozzo di pane che mancava qualunque cosa nei negozi, in quelli interni, nei negozi. Quindi 8 anni per distruggere un paese. La Federazione Russa, attraverso Boris Yeltsin, aveva sostanzialmente risposto al diktat che veniva d'oltreoceano. Ma guardate noi, anche 1992, in Italia fu un anno pazzesco. Sono quando ci sono degli anni che sono gli spartiacque. Lillo, poi morì dagli attentati di Falcone e Borsellino, Mani in Pulite, tutto in quell'anno. E poi il governo Marco, poi anche dal punto di vista della moneta, dell'associazione del 30%, ma il Britannia. Quindi mentre l'Unione Sovietica è andata alla Federazione Russa, aveva attraverso Boris Yeltsin stava rispondendo a, e guardate la fine che hanno fatto, nel 1999 abbiamo proprio un movimento pazzesco e soprattutto consegnarono tutte le ricchezze nelle mani di quelli che sono poi i primi oligarchi. Anche noi dovevamo esattamente rispondere a quel diritto. Quindi dal 1992 fino al 2000, mettiamola così, questo 2000 è un altro anno importante, perché dico il 2000 perché è l'ultimo anno dei diritti. C'era Prodi, quindi anche qui, 92-2000, cioè in matematica sono 8 anni, anche qui. 8 anni qui, 8 anni qua, 8 anni per consegnare le nostre ricchezze nelle mani dei privati, perché il privato è bello. Guardate come sono avvenuti molto velocemente. Dopo le domande al Presidente, se la ricorda. Però non parliamo perché, signora, se no mi confondo la cosa. Lei va a trovare, mi scusi, ma è tutto un filologico. Poi dopo mi chiedo a voi la parola. Ora, 8 anni ci vuole proprio poco, molto poco. Guardate, è tutto frutto, però, questa è la cosa bella, è stato tutto frutto di decisioni fatte da voi. Ci hanno fatto credere che era inevitabile tutto questo, vero? È inevitabile arrivare poi al 2000, quando non solo si sono, diciamo, questo sistema ha fatto in modo che noi consegnassimo i nostri beni, nelle mani della finanza e dei privati, ma nel 2000, come vi ho detto anche all'inizio, un altro anno spartiacque, perché lì hanno iniziato a mettere l'acceleratore sull'idea della globalizzazione. Non basta più consegnare noi stessi a questo sistema, bisognava spingere l'acceleratore e quindi aprire i mercati, aprire tutto. E andiamo subito a subito questa pagina, perché è interessante. Perché? Eccola qua. Perché tutto questo ha a che fare pure con i vaccini, ovviamente.
globalizzazione dei mercati, ma anche delle sperimentazioni. Anche delle sperimentazioni. Dove siamo arrivati? Tutto questo, dove in 23 anni, ora siamo nel 2023, dal 2000, questa globalizzazione, questa apertura, guardate dove siamo arrivati. Perché la mappa, non so se la conoscete, l'avete mai intercettata questa mappa? Questa è una mappa che quando sono andata a questo è stata una cosa pazzesca, perché tutti che la fotografavano, perché è una mappa inconfutabile, io ci ho messo tanto per farla, ma volevo dare più un'idea, la conoscete? L'avete mai intercettata? No? Allora, questa è l'immagine, diciamo, fotografica di dove siamo arrivati da quel processo iniziato in realtà nel 1981, ma anche prima, perché il processo dell'industrializzazione. Cosa è accaduto in questi anni? Che questi tre soggetti, vedete al centro, Vanguard, BlackRock e State Street, sono tre grandi fondi di investimento finanziario statunitensi. Cosa hanno fatto? Hanno iniziato a raccogliere risparmi da tutti noi in mezzo mondo. Quando uno andava in pensione, no? E quindi dovevi investire quei soldi in TFR, avevi quindi andare in banca o alle poste, o anche oggi. E tu inizi a investire quei soldi senza sapere dove vanno a finire quei soldi. Vanno a finire in quel recipiente. Questi signori che si sono trovati una montagna di soldi dovevano ovviamente piazzare questi soldi da qualche parte. E dove li hanno piazzati? Controllando le multinazionali, quelle che poi sono diventate multinazionali in questi anni perché li hanno fatti crescere con il loro controllo. Allora, oggi siamo arrivati al punto in cui, ora non è che sono venuta più per deprimermi, perché questo arriva il momento in cui quando faccio vedere questa mappa, eccola, mo mi hai proprio steso, perfetta, perché io mi sento impotente, invece no, poi ci tiriamo su, ma mi fa piacere avere questo, fare con voi questo, quasi come un volo d'uccello, no? Per mettere insieme le cose, perché se noi vediamo sappiamo trovare la soluzione, e la soluzione c'è. Cioè, è complessa ma c'è, ed è alla nostra portata. Eh sì, è alla nostra portata. Guardate lì, questi tre soggetti, ora non si vede bene, forse perché io sono minore. Sì, si vede. Allora, guardate lì, non c'è, ora questa è una parte ovviamente, perché se avessi voluto fare questa mappa realistica, cioè dovevo, perché pensate che Vanguard controlla oltre 10.000 grandi multinazionali, è impossibile mettere 10.000 grandi multinazionali. Io ho preso di ogni settore che impatta sulla mia vita, ho fatto questo allenamento, io sono mamma, vado a fare la spesa e faccio un grande giorno, e quindi ho iniziato a pensare tutto quello che impatta sulla mia vita, voglio capire chi c'è dietro. E allora non c'è, e sono le multi, ogni settore sono le multinazionali più importanti, le 3-4, quelle che sono al vertice, ma poi ce ne sono molte altre. Allora guardate lì, ovviamente Big Pharma, i vaccini, ovviamente, le compagnie assicurative, gli allevamenti intensivi, le armi, l'abbigliamento, le banche, le agenzie di rating, quelle che pigi un bottone. E devono, no, con questa storia dello spread, che ora non c'è più ovviamente, possono decidere le sorti di un intero paese. E abbiamo fatto le spese quando, vediamo se siete preparati, governo Berlusconi, l'agenzia di rating aveva detto che noi, il Portogallo e la Grecia, dovevamo cambiare i nostri governi. Quindi, già come fattore, sono agenzie private, non sono pubbliche, sono private, le chiamano le quattro sorelle, e così quell'anno noi dovemmo far spazio agli uomini della finanza loro. E poi tutto quello che noi compriamo nei supermercati, vedete giù,
una vera sfruttata del faccio vedere un po', non c'era la tendenza. Tutto quello che noi compriamo nei supermercati, vedete qua, big food e big brand, qua sono le agenzie di reti. I semi che sono la realtà, il filtro cibo-biologico, quello che compriamo nei supermercati, il petrolio, e qui c'è un altro mondo di green, dopo lo spendo le due parole su questa emergenza climatica, ma tutto il green è anche nelle mani, ecco perché stanno spingendo sul green. Turismo, auto, videogiochi, i videogiochi, perché le nuove generazioni non stanno qua. Loro li prendono quei videogiochi, sono la nuova droga. È una droga molto più subdola. Negli anni 70 sono arrivati con l'eroina, ora invece è una droga molto più subdola. E poi l'intrattenimento, Spotify, Netflix, e quindi arrivano con l'immaginario, cambiando il nostro immaginario attraverso i telefilm. Ti preparano. E poi media, ovviamente, tutti i social media e ovviamente anche i governi. Guardate, sono lì sopra. Il debito, ecco perché qualunque governo oggi non conta niente, poco conta. Perché siamo coloni, siamo colonizzati? Perché siamo in questa rete che io ho immaginato come se fosse. E controllano con pochissime percentuali, non più del 10%. Controllare una multinazionale, quando pensiamo a Big Pharma, controllare significa che io con quel 10% ho il potere di vita e di morte su quella multinazionale. E i giochi sono tantissimi, per esempio, ve ne dico uno, se questo me ne sono fatte spiegare queste cose, se per esempio quella multinazionale non risponde a quello che io desidero, posso per esempio vendere tutte le azioni di quella multinazionale in un giorno. A quel punto cosa pensano? I mercati cosa pensano? Che è in difficoltà, sta fallendo, tutti vendono le azioni, 24 ore quella multinazionale è finita. Ecco come hanno questo controllo. Questa, ora ci tiriamo un altro po' giù e poi dopo basta. Abbiamo questo che loro hanno messo in piedi, dove il controllo è di poche persone, c'è cioè un'elite, no? Globalista che gestisce tutto questo, che manovra di e ovviamente contro la vita, contro l'essere umano. Noi dobbiamo trasformarci in perfetti consumatori scissi dentro di noi. Che cosa ha portato? In un senso più profondo, cosa ha portato questo modello? Una scissione dentro di noi, dentro la nostra anima, perché è tutto basato solo sulla materia, ci ha fatto dimenticare che esistono altri livelli di esistenza, per esempio l'aspetto spirituale, e quindi ha reso anche tutti più felici, ovviamente, trasformandoci in perfetti consumatori, basando tutto questo modello a dei valori su cui si basa, l'individualismo, la competizione, l'unicità, l'omologazione. Perché l'omologazione? Perché se noi siamo tutti uguali e ci dimentichiamo delle identità nazionali, culturali, sessuali, siamo forti, sappiamo che abbiamo una forza. Invece, omologando, rendendoci tutti uguali, perdiamo la nostra forza e siamo più facilmente vulnerabili e manipolabili. E allora, vi assicuro che non ne voglio parlare più, ma ci sono sempre delle immagini che parlava Sergio del transumanismo, l'agenda 2030, cioè c'è tutta una filosofia dietro, questi non sono improvvisati, altro che improvvisati. L'immagine 1. Grazie. Allora, qual è la loro visione? La visione è le macchine devono sempre di più sostituire l'essere umano e ce ne stiamo rendendo conto, no?
È un processo molto rapido che sta avvenendo, perché ovviamente è in crisi questo sistema, e questa è la buona notizia, e poi vi dico perché. Andiamo avanti con la seconda immagine, una società ovviamente del controllo, e abbiamo fatto una prova generale con il Covid, e con tutte le varie cose che stiamo immaginando. Andiamo avanti. Questa non è fantascienza, ma già stanno immaginando e stanno sperimentando, per cui non c'è bisogno più dell'essere umano, di un uomo e di una donna, una cosa antica, per procreare, ma la procreazione improvvisa. E questa immagine l'ho presa da una società statunitense che sta facendo questo. E per finire, dulcis in fondo, l'altra immagine è questa qua. Noi evitiamo per non piangere, ma questa è l'ultima frontiera, no? L'attacco all'identità sessuale. Se io ti confondo, peraltro nell'adolescenza è proprio, come dire, è un'età delicatissima. Quindi se tu confondi le idee, perché questo sta arrivando nelle scuole, io ho un ragazzino di 14 anni, posso testimoniare la velocità con cui stanno andando avanti. Se tu confondi le idee, perché ora è diventata moda questa, se tu confondi le idee a un ragazzino, adolescente, tu lo distruggi completamente. Quindi l'ultima frontiera sono le identità sessuali. Io ti tengo completamente in un punto. Quanto siamo depressi? Domanda delle domande, come lo usciamo fuori? Perché, non ho detto una cosa importante però, che c'entra Putin con tutto questo? Che c'entra Putin con tutto questo? C'entra perché l'unico che si è opposto a questo sistema è stato lui. E sapete cosa ha fatto? Ha fatto una cosa molto semplice. Guardate, qui ci dicono che è un dittatore. Sì, io non ho nascosto nel libro, perché io ho la fortuna, ora, me la sono conquistata, di non avere padroni. E quindi io rispondo alla mia coscienza. E quindi non nascondo le cose e di tutti non ho raccontato, anche che ci sono nel libro, delle ombre di quest'uomo. Ci sono. Ma tutto quello che non ci viene raccontato, io l'ho raccontato. Questo è stato l'unico che in tempi non sospetti aveva capito la direzione verso cui andare e far andare il proprio paese. Ha avuto una visione subito. È arrivato nel 1999. Come? Lui era stato agente del KGB, poi era crollato l'Unione Sovietica, insomma. Per brevità vi dico che qua a un certo punto inizia a fare carriera politica, ma nessuno lo conosceva, era un uomo molto attento, molto intelligente, e Boris Yeltsin, per salvarsi la pelle, perché nel 1999, perché aveva distrutto il suo paese, aveva il 4% di gradimento, quindi se lo potevano ammazzare, lo avevano ammazzato. Allora, per salvarsi la pelle, lui decide di chiamare Putin come suo successore ad interim, perché è un uomo del KGB e quindi sa che è leale, e gli chiede di emanare un decreto per fare in modo che la sua vita e quella dei suoi familiari venga salvata, insomma, venga preservata. Lui nel 2000 viene a guardare la storia, come a un certo punto si ricorda. Mentre noi nel 2000 eravamo svenuti liri, eravamo nel pieno del processo della globalizzazione, eccetera, 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 arriva con le elezioni, le prime elezioni democratiche della coalizione russa, e Putin ha questa visione. Faccio una guerra spietata agli oligarchi, perché voglio riprendermi tutto, tutto quello che è di diritto dei cittadini russi. E quindi sì che ancora oggi gli oligarchi lo odiano, e guarda caso il mainstream invitano Jodorowsky, Khodorkovsky. Ma qua c'è un grande
che è un oligarco di Gaza, cioè lui gli ha iniziato a fare una guerra talmente spietata a questi, cioè la prima cosa che fa, riunisce 18 oligarchi, erano pochi, e gli dice: signori miei, il tempo è cambiato, il vento è cambiato, ora dovete restituire tutto quello che avete sottratto ai cittadini russi, altrimenti vi faccio una guerra spietata, alcuni li mandano in Siberia al confino, altri muoiono, è vero. Incidenti anche oggi. È vero. Comunque, tanto fa quest'uomo che riesce a riprendere il controllo degli asset strategici, il gas, l'acqua, il petrolio, riesce a avere le televisioni. L'altra cosa che fa è lui ha un'idea, lui ha un'idea dell'Eurasia, che però è fallita, cioè avrebbe, e ci ha provato in questi anni, a stringere sempre più rapporti con l'Unione Europea, con i paesi europei, perché aveva questa idea di fortificare, cioè aveva intuito che noi europei che abbiamo know-how, no? Tecnologie, grandi imprese manifatturiere e un paese con enormi risorse, insieme potevano dare molto fastidio al potere statunitense. Questo progetto però fallisce perché l'Unione Europea prende un'altra direzione. L'altra cosa che fa è immaginare che doveva riposizionare. Ricordate anche i Balcani, una cosa terrificante i Balcani, cioè la distruzione, che è una cosa terribile che abbiamo vissuto, della distruzione della vita, dell'identità, della storia di interi popoli, come se fosse stato un crollo spontaneo, e non è stato un crollo spontaneo. Se purtroppo pesa anche sulla coscienza di ciascuno di noi, perché siamo stati zitti. Sì, perché non avevamo capito in realtà, eravamo addormentati in quel periodo. Grazie per avermi ricordato, perché quello è una fragilità della storia. L'altra idea da Putin è di riposizionare la Federazione Russa nello scacchiere internazionale, perché quel popolo aveva perso dignità. In questi 8 anni era stato completamente distrutto e desiderava invece riposizionarlo sullo scacchiere internazionale. Comunque, per farla breve, non solo ha posizionato la Federazione Russa, è diventata una grande potenza, ma vi ho detto, no? Ho dato 2 numeri, giusto così. Pensate che dal 140% in questi 23 anni ora l'indebito, il rapporto debito-PIL è al 25%. Ha fatto crescere enormemente il tenore di vita, non in tutta enorme la Federazione Russa, ma insomma è stato un condottiero. E ovviamente tutto questo in questi anni ha dato molto fastidio. E quindi cosa ha fatto l'Unione Sovietica? Questo lo sapete, in questi 23 anni ha posizionato le basi NATO in 12 paesi confinanti con la Russia. Gli Stati Uniti, sì, la NATO. Mancava l'Italia, ovviamente. Chiudiamo, ci sarebbe tanto da parlare anche per sui vaccini, ma non è questo l'argomento. Domanda delle domande, cosa posso fare io ora? In tutto quello che mi hai raccontato, no? Ora sorge la domanda spontanea, sì, ma io in tutta questa storia qual è il mio compito? Allora, a questo punto io credo che ci siano due elementi, due bifurcazioni, cioè da un lato quello che sta accadendo nel mondo è davvero qualcosa di incredibile, e in fondo il mondo la fisica quantistica, soprattutto siamo tutti collegati, e sostanzialmente io credo che in questo momento storico il mondo è lo specchio di quello che siamo come coscienza collettiva, e quindi c'è un gran caos. Siamo nel bel mezzo del caos. Ad un livello di geopolitica si stanno muovendo cose inimmaginabili fino a 2 o 3 anni fa. Pensate ai BRICS, pensate a questa alleanza tra la Russia e la Cina che Putin non avrebbe mai voluto.
ma solo che gli abbiamo proprio consegnato. L'Africa. E quindi l'Africa, un anche un, diciamo, un senso di orgoglio anche che sta nascendo negli africani, anche perché si sentono forti di una. Scusate, dove state? Quindi a livello geopolitico c'è una battaglia frontale tra le elite globaliste e Putin e tutto quello, ora anche Israele, che è, ha nelle mani la finanza internazionale. I sionisti, non dobbiamo confondere, gli ebrei, tutti gli ebrei italiani. C'è anzi proprio all'interno del mondo ebraico una lotta incredibile, non accettano anche la visione di Netanyahu. Quindi, quello è un piano, e grazie a Dio che ci sia questa battaglia frontale su cui noi possiamo intervenire poco, no? Ma scendendo al nostro livello, qual è il mio compito? Allora, io credo che noi possiamo tantissimo, e non lo dico con una falsa speranza di una nobiltà, penso che noi innanzitutto la rivoluzione a cui noi siamo chiamati, la prima è una rivoluzione interiore e spirituale. Questa è la base di partenza e ce ne siamo resi conto in questi anni, vero? Ce ne siamo resi conto proprio nel momento in cui stavamo più soffrendo, quando siamo stati anche divisi all'interno delle nostre famiglie. E ci siamo chiesti, ma com'è possibile che io sto capendo delle cose e un mio amico, mia madre, mio fratello non coglie? Com'è possibile? Ve lo siete chiesto? Perché io me lo sono, mi sono fatta questa domanda, me la sono spiegata così. Abbiamo una crescita spirituale. Perché non si tratta di solo capire con la testa, con la ragione. Tu hai una persona che è lui vaccinata, magari ora ha capito tante cose, quindi non facciamo la sensazione vaccinata, ma insomma mettiamoci in quel periodo. Se tu gli spiegavi anche tutte queste cose, le leggevi tutti i documenti, che ti fa capire che è partita da lontano, con documenti alla mano, non ci credevano, vero? Non ci credevano. Perché è un click che tu devi fare dentro. Ecco perché è una comprensione molto profonda nel cogliere che quel sistema ci ha scissi dentro, profondamente. Non sappiamo più che abbiamo un'anima, perché non siamo separati. Questa cultura è stata una cultura separativa, ci ha separati gli uni dagli altri, ma anche dentro di noi, che non sa, diciamo, il processo è che non devi sapere più chi sei. Le domande importanti dell'esistenza: perché sono venuta al mondo, qual è il mio talento, come posso contribuire, no, alla comunità, non, in questo processo è tutto superfluo. Invece è ciò che noi dobbiamo recuperare. Poi ognuno sa a che punto è del suo cammino e del suo percorso, ma la prima cosa è una rivoluzione interiore, un risveglio, quello che noi chiamiamo risveglio. Se no, nessuna rivoluzione politica può avvenire. Ripetiamo gli stessi errori. La seconda rivoluzione è una rivoluzione comunitaria, collettiva, perché da soli non possiamo fare niente. E quindi ricreare quel senso di comunità per fare cosa? E ora ci veniamo. E mi riaggancio a questo, perché è stato molto interessante. E poi dopo arriverà la rivoluzione politica. Ma se non facciamo questi due passaggi, personali, e poi dopo vanno di pari passo, certo, ma è illusorio pensare di voler salvare il mondo, di voler portare la pace, se prima non c'ho pace anche dentro di me, non ho pace dentro di me.
magica, parola magica che ci fa uscire fuori, e che è una visione del, una visione del mondo, cioè di come poter andare da un'altra parte rispetto a, a quella mappa. La parola magica è rilocalizzazione. In questo summit, io da un po', infatti nel libro Interviste evoluzionali e trovate, perché sono anni che diciamo, seguo un po' i visionari e i pionieri che nel mondo stanno tracciando nuovi modi di vivere, di esistere, di pensare all'economia, molto interessante. Rilocalizzazione, cosa significa? Ecco, le due parole chiave sono rilocalizzare e ritornare alla natura, perché la natura è maestra. Rilocalizzare cosa significa? Significa che per uscire da quell'ingranaggio io devo riportare tutto a quello che è vicino a me, prossimo a me. I cosiddetti fuochi di resistenza di cui parlava Giulietto Chiesa, era un'intuizione, è stata un'intuizione incredibile. Noi questo sistema lo possiamo distruggere impattandolo frontalmente, secondo voi? No, è impossibile. Vi ho detto che ci abbiamo provato nel 2000. Pensiamo di scendere in piazza, di fare le nostre proteste? È importante, perché è importante quello che abbiamo fatto durante il Covid. Molto importante, la coscienza civile la dobbiamo avere sempre viva, ma possiamo fare una guerra, una rivoluzione silenziosa. Ritornare a ciò che è prossimo a me significa che, uno, io ogni giorno mi riapproprio del mio potere come consumatore. Noi abbiamo un potere incredibile. Certo, non è tutto automatico quello che sto dicendo, Non è tutto automatico. È un processo. Ma se noi lo cominciamo, noi saremo destinati veramente a quel transumanismo. Ogni giorno io posso decidere dove spendere i miei soldi, se andare nel grande centro commerciale oppure se è molto più faticoso, a volte anche più costoso, ma posso decidere di andare dal piccolo allevatore, coltivatore. Posso decidere di ricreare comunità, quello che ci hanno fatto dimenticare, perché dovevamo essere soli e isolati. E invece vi dico che questa cosa, con una nota un po' di dispiacere, ma forse anche questo non è un caso, ve lo dico, la donna del sud, vedo in questo momento due Italie un po' spaccate in due. Io giro tantissimo. Nel nord, tutte quelle persone, diciamo, che sono scese in piazza durante il Covid si sono in qualche modo riorganizzate e sta accadendo una rivoluzione silenziosa che non emerge perché nessuno ce lo racconta, ma si sono attivate per fare comunità e stanno nascendo delle cose incredibili, a parte le scuole parentali. Ora, la soluzione non è togliere i nostri figli dalle scuole. Questo è un momento di passaggio, io credo, dello Stato. Ma a volte bisogna anche pensare, io l'ho fatto per un anno, di togliere mio figlio dalla scuola, dove allevano polli, la maggior parte, perché la maggior parte, il 99%, è un educare a quel modello. Stanno nascendo delle comunità diffuse. Comunità diffuse significa che ognuno vive a casa sua, ma fanno delle cose insieme. Stanno nascendo dei laboratori per i ragazzi dove gli anziani si stanno mettendo in gioco e stanno insegnando a fare delle cose. Ritornare alla rilocalizzazione non è un ritorno al passato. Quello che è emerso a Bristol, perché a Bristol si parlava di questo, perché quello che vi sto raccontando non sta nascendo solo in Italia, sta nascendo silenziosamente in tutto il mondo come forma di resistenza. Ritorno a fare del ciò che le identità locali sono la nostra forza,
sono la sovranità che noi recuperiamo innanzitutto mentalmente, perché ci hanno fatto credere che noi non abbiamo forza. Invece abbiamo un potere straordinario, perché sapete qual è la buona notizia? Che quel sistema che vi ho fatto vedere in quella mappa sta facendo acqua da tutte le parti. È in crisi come non mai, e sapete perché? C'è un motivo proprio semplice. Quei trilioni di dollari attualmente gestiscono 16 trilioni di dollari, si stima che nel 2030 gestiranno 30 trilioni di dollari, praticamente la metà della ricchezza mondiale. Ma sapete qual è la buona notizia? Che sono la maggior parte tutti bit. Non è niente, bit non corrisponde più alla ricchezza reale. E niente. E quindi, proprio perché in grande crisi, gli Stati Uniti sono un paese indebitatissimo, proprio perché sono in grande crisi, ci stanno facendo andare avanti a mo' di emergenze. E quindi l'emergenza Covid, così ingrossano le multinazionali del farmaco, poi l'emergenza della guerra, multinazionale delle armi, l'emergenza climatica. E ora sapete, no, che voi in Puglia, insieme alla Pianura Padana, gli agricoltori devono coltivare un anno sì, una follia. Cioè, l'Italia, perché il paese, scusate, chiudo, ora vi do veramente, però cerchiamo di, signora, cerchiamo di non parlare. L'Italia è il paese più preso di mira. Perché? Perché siamo quelli che stanno resistendo di più. Siamo quelli che stiamo resistendo di più in tutti i sensi, anche dal punto di vista economico. Sapete perché? Perché siamo il paese delle piccole e medie imprese, delle imprese familiari, l'unico paese al mondo, insieme a Giappone. Quindi loro, certo, loro hanno preso di mira l'Italia, perché se distruggono l'Italia dal punto di vista economico, siamo un paese tra l'altro ancora con una ricchezza privata considerevole, ma se distruggono il tessuto economico, produttivo delle piccole imprese, è l'ultimo paese che devono, cioè dimostrano che questo modello è vincente. E allora la resistenza che noi dobbiamo fare, che possiamo fare, è una resistenza che è come se noi stessimo in guerra, i nostri nonni hanno fatto la guerra, e anche noi dobbiamo farla. E non è una passeggiata, quello che vi sto chiedendo o proponendo non è una passeggiata, perché quando vai in guerra non è una passeggiata. Noi non vediamo le bombe, non vediamo, no, i carri armati, ma è una guerra ancora più subdola. E allora dobbiamo fare appello al nostro senso di responsabilità. Responsabilità che cosa significa? Mi prendo cura della mia vita e della vita delle generazioni future. E se sono qua oggi, se sono qua, perché l'ho compreso questo senso di responsabilità, solo che magari non so qual è la direzione. Questo, che vi ho detto all'inizio, la visione. Ma noi abbiamo un potere straordinario, perché loro hanno bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di loro, sapete? Perché noi siamo tanti e loro sono pochi al vertice. Allora ogni giorno, io posso fare la differenza facendo delle cose più folli possibili. Ecco, quello a cui noi siamo chiamati in questo momento storico è essere visionari. Questa è la cosa più difficile. Immaginare l'inimmaginabile.